Io ho vissuto un'esperienza col calcio, col calcio a 5, sin da piccola, perché con i miei 16-17 anni sono arrivata in nazionale di calcio a 11. Questo arriva per un problema di fondo che è la formazione, quindi in quel momento non c'era formazione nel calcio a 5 e il calcio a 11 stava cominciando e stavano sviluppando come lo stanno facendo ora. E prendevano le giocatrici del calcio a 5. Allora io giocavo a calcio a 5 e per un po' di Oh, anni Neri, sono Neri, andata con la nazionale di puniamo i calcio a casini, 11. beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltano quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi, Ho fatto quasi 50 presenze, quindi ho giocato per abbastanza tempo con la nazionale di calcio a 11, pure giocando a calcio a 5. Allora la differenza l'ho sempre sentita, il primo allenamento quando arrivavo con la nazionale di calcio a 11 era difficilissimo. Cambio scarpe, cambio palla, cambio campo, sono due calci che non c'entrano niente uno con l'altro. Calcio a 11 è uno sport, calcio a 5 è un altro sport. L'unica cosa è che si gioca con la palla. Parlando di nazionale, io sono stata fortunata perché ho rappresentato sia la nazionale di calcio a 5 che di calcio a 11 e per un po' di anni sono andata avanti con la nazionale di calcio a 11. Lì non ho raggiunto le competizioni più alti che esistono, però ho vissuto delle soddisfazioni e delle emozioni che non le posso descrivere perché. Poi a livello di calcio a 5, lì sì, ho vissuto il massimo perché il massimo che c'è in questo momento nel calcio a 5 sono i tornei mondiali e io li ho giocati tutti. Quindi siamo arrivati in finale per 3 volte e allora lì sì che posso dire che sono arrivata al massimo. E ho segnato e uno dei gol più, non più belli, ma più bello per l'emozione, per la gioia che ho provato in quel momento è stato proprio in questi tornei mondiali che è stato contro la Spagna che in semifinale ho portato la squadra, non l'ho portata perché siamo andate tutti, però sono stata là. Ho avuto la fortuna di segnare il gol che ci ha portato in finale. Poi non abbiamo vinto, però siamo arrivati in finale. Quindi sempre un po' di rammarico, però l'importante è giocare queste competizioni e arrivare fino in fondo. Poi la più bella che ho vissuto è stato il Mondiale in Portogallo, che è palazzetto pieno dal primo all'ultima partita. E le partite sono state trasmesse in TV, quindi tutta la famiglia lì al palazzetto, gli amici che non sono stati al palazzetto l'hanno visto in TV, la gente che ci conosceva per strada, una cosa fantastica. Ho giocato nell'Atletico di Madrid di calcio a 11 e nell'Atletico di Madrid di calcio a 5. Quindi in Portogallo ho giocato al Benfica, quindi una squadra che è molto conosciuta per il calcio a 11, ha una struttura importantissima e anche lì ho avuto delle condizioni ottime perché il Benfica aveva appena ristrutturato lo stadio e tutti i palazzetti nuovi, tutto, e noi siamo andate lì in quelle installazioni. Quindi tornare a giocare a calcio a 11 in questo momento sarebbe difficile perché ormai ho già una certa età, quindi cambiare sport in questo momento sarebbe difficile, però non chiudo le porte, assolutamente no. La differenza fra il calcio maschile e il calcio femminile, la valutazione che le persone fanno di questo sport, io penso che sia un problema culturale, perché il calcio è sempre stato visto come uno sport maschile, e allora se viene fatto dalle donne non ha lo stesso valore. E penso che sia per questo che il consumatore non riesca a vederlo come calcio, lo vede sempre come calcio femminile o come calcio maschile. Questa è pure una cosa che mi dà un po' di fastidio perché il calcio non è che sia maschile o femminile, il calcio è uno sport e poi viene praticato dalle donne e dagli uomini come gli altri sport. Però purtroppo abbiamo ancora una lunga strada e siamo qua per questo.
per correre la strada.